E buongiorno ragazzi, benvenuti su Let's Talk About. In questo video andremo a parlare di Tennis Slam, vedremo cos'è successo e com'è andata. Spoiler, è andata decisamente male. Ne parliamo dopo la sigla. Anche se non hai partecipato a Tennis Slam, ti consiglio comunque di guardare questo video fino alla fine perché potrai estrarne qualcosa di veramente interessante. Appunto, dopo la sigla. Prima di cominciare, come sempre, ti chiedo di lasciare un bel like su questo video perché aiuteresti l'algoritmo di YouTube e mi aiuteresti a far arrivare questo video a più persone possibili. Se non l'avessi già fatto, ti chiedo anche di iscriverti al canale e premere sulla campanella, così verrai aggiornato non appena pubblicherò un nuovo contenuto. Faccio una piccola premessa per quelle persone che mi stanno contattando anche sotto ad altri video dove magari non c'entro nulla, chiedendomi: sai cos'è successo con Tennis Slam, ma Tennis Slam ha chiuso, eccetera. Dovete ragazzi darmi il tempo di fare il video. Io vi ho promesso che avrei portato gli aggiornamenti fino alla chiusura di Tennis Slam, perché lo sappiamo che queste piattaforme prima o poi chiudono, quindi l'aggiornamento arriva. Chiaramente per fare il video devo prendere, girare, montarlo e caricarlo. È impossibile fare tutto questo nella giornata di chiusura dell'applicazione, quindi datemi 1, 2, 3 giorni a seconda di che cosa altro da fare, ma il video arriva, quindi non vi preoccupate. Se ho spostato i vostri commenti che avete lasciato sotto video che parlano di TV, di audio, magari di elettronica, è solo perché non è pertinente lì il commento e chiaramente chi magari sta discutendo dei prodotti di cui si parla nel video, metterci sotto un altro discorso non si azzecca nulla. Quindi ecco qua il video che stavate aspettando, vediamo un attimino com'è andata con questa applicazione. Intanto, che cos'era Tennis Slam per chi non sapesse neanche di cosa stiamo parlando? Era una piattaforma con scommesse inverse. Ne abbiamo già viste l'anno scorso parecchie fatte sul calcio, che sono andate alcune benissimo, altre bene, altre male. Praticamente si doveva scommettere su una partita di tennis. Se questo risultato scommesso usciva, noi perdevamo; se invece usciva qualsiasi altro risultato, noi vincevamo. I risultati erano 4, quindi diciamo che si aveva il 75% di vincere. Perché questa applicazione sembrava sostenibile? In primis per come funzionavano le vittorie. Prendo ad esempio UEFA, che è una piattaforma calcistica che è durata 8 mesi. Come funzionava UEFA? Si giocava una scommessa, se questa scommessa veniva persa, UEFA dava un'altra scommessa dove si andava a recuperare il capitale perso più la seconda scommessa. Quindi forse ho fatto un po' di casino a spiegarvelo. Insomma, non si perdeva mai, ma se una scommessa non usciva, con quella dopo andavamo anche a recuperare la vincita della prima. Con Tennis Slam no. Se la scommessa si perdeva, veniva data sì una seconda scommessa, ma la prima aveva il 2,2% di rendita. Se questa si perdeva, veniva data una seconda scommessa solo con l'1,2% di rendita. Se si perdeva anche questa, per quel giorno non si vinceva nulla. Quindi vuol dire che la piattaforma pagava meno, tanto di meno. In più mettiamoci in mezzo anche la rete, perché Tennis Slam rispetto agli altri portali di rete non dava praticamente nulla. Dava il 5% sulla prima linea, il 3% sulla seconda e l'1% sulla terza o qualcosa del genere, insomma. Partiamo solo con un calcolo veloce sulla prima linea. Mettiamo che voi invitavate qualcuno, questo qualcuno metteva $100 sopra, aveva una vincita giornaliera del 2,2, quindi faceva $2,2 al giorno, e voi prendevate il 5% di questo 2,2, quindi facevate 11 centesimi. Quindi se questa persona che avete invitato metteva 100 euro, voi facevate 11 centesimi al giorno. Capite che non è nulla? Non è nulla, però questo non doveva essere per forza un male, perché il ragionamento è stato: se la rete paga poco, il portale è più sostenibile, quindi può durare di più perché ha meno uscite. Quindi non ha uscite se la scommessa non si prende. Ha pochissime uscite di rete, l'applicazione può durare tanti mesi. A sto punto chi se ne frega della rete, io mi prendo il 2,2% al giorno per tot mesi e via. Perché dico per tot mesi? Perché se noi guardiamo le piattaforme che sono già esistite sul calcio, UEFA è durata 8 mesi, ICL è durata 4 mesi, qualcosa del genere. Le altre varie piattaforme, insomma, si va dai 2 agli 8 mesi, appunto. E se voi fate il conto, sono circa l'80 qualcosa per cento al mese recuperato. Fatevi voi i conti, senza contare l'interesse composto. È chiaro che bastano un paio di mesi già per avere un ottimo profitto. Se poi si va oltre, sti cavoli, si fanno i soldoni. Se si fa una strategia su interesse composto, cosa che io faccio sempre, quindi foglio Excel, mi faccio i miei conti, vedo quanto rimettere dentro, quando prelevare, eccetera, per far sì che con l'interesse composto continua a salire il capitale depositato senza fare altri depositi, e intanto si preleva anche. Bene, tutto questo non può funzionare se l'applicazione casca prima di un mese. Non può funzionare perché in un mese appunto andremo a recuperare circa l'85%. Quindi serve più di un mese per recuperare il 100%. Quanto è durato Tennis Slam? 3 settimane. Quindi nessuno ci ha guadagnato.
chi ci ha messo soldi al day one, come me ad esempio, che è partito subito, comunque non è riuscito a recuperare tutto il capitale, si è recuperato sicuramente qualcosa facendo dei prelievi, ma non tutto. Chi invece ha deciso di usare l'interesse composto si è visto chiaramente chiudere la piattaforma in faccia mentre stava cercando di far salire il gruzzoletto iniziale. Qua ci sono due linee di pensiero: c'è chi inizia mettendo un capitale un po' più grande e quindi poi lo preleva subito per recuperare il 100% e poi inizia il composto; c'è invece chi preferisce iniziare magari con $20. Chiaramente andare a prelevare $20 si preleva nulla, quindi si usa l'interesse composto per far moltiplicare questi $20 i primi mesi e poi si iniziano i prelievi. Anche in questi casi, chiaramente, se il portale finisce in 3 settimane non si può fare nulla. Che cosa è successo a TradingSlam comunque? Che dopo 3 settimane sono spariti tutti. Quindi c'era un canale Telegram dove venivano pubblicate le partite, semplicemente non sono state più pubblicate partite. Il canale dove potevamo scrivere anche noi, insomma, gli utenti potevano scrivere, è stato semplicemente chiuso, sono spariti tutti e tanti saluti. Allora, il rischio in queste applicazioni c'è sempre, e il rischio più alto è proprio questo, che l'applicazione ti chiude in faccia. Può succedere dopo 3 settimane, come in questo caso, come può succedere dopo 8 mesi, come in altri casi. È per quello che si dice che questi non sono investimenti. Chi parla di queste piattaforme parlando di investimento non ha capito. Questo è scommessa. Scommessa vuol dire prendere i propri soldi e scommetterli. Può andare bene, può andare male, forse la percentuale più alta è che vada male, ma se va bene vi fate i soldoni. Funziona così perché se prendete il 2.2% al giorno non ve li dà nessuno. È chiaro che però la piattaforma deve durare abbastanza, se no va male. Quindi quando si fanno queste piattaforme è sempre bene sapere che cosa si sta facendo e mettere a punto i soldi che si è disposti a perdere. Ma cosa vuol dire che queste piattaforme quindi sono tutte così, sono tutte una schifezza? Assolutamente no, ci sono delle piattaforme molto durature, basta guardare Validus. Validus è praticamente 1.5 anni che funziona, è tantissimo 1.5 anni, e dà delle rendite molto buone, dà dei pacchetti settimanali dove vi dà il 2.5 a settimana più la rete binaria, quindi c'è un binario dove vi paga la gamba più piccola. E 1.5 anni di sto progetto, anche chi è iniziato con dei pacchetti piccoli, dopo 1.5 anni si ritrova comunque una rendita settimanale che non è niente male. Però quando si è iniziato poteva benissimo chiudere anche Validus dopo 3 settimane. Non si può sapere. L'unica cosa che si può fare è provare mettendo i soldi, ripeto, che si è disposti a perdere. Questi video non sono mai consigli finanziari, semplicemente vi viene fatto vedere quello che si fa e poi uno deve decidere con la propria testa se farlo o non farlo. Se cercate qualcosa di più sicuro invece, perché comunque Validus è vero che è 1.5 anni che funziona, ma anche lì non si sa quando può chiudere. Magari sto registrando il video ora e tra 1 settimana Validus chiude, come magari dura ancora altri 5 anni, chi lo sa. Se cercate qualcosa di più sicuro potete andare ad esempio sul trading automatico. Che cos'è il trading automatico? Sono dei bot che semplicemente quando la cripto scende la va ad acquistare e quando la cripto sale la va a vendere. Ci sono svariati bot, il più semplice da utilizzare è RoyalQ. RoyalQ è un bot che va messo sullo smartphone, c'è proprio l'applicazione, e qua il rischio è zero. Il rischio è zero inteso come scam. Cosa vuol dire? Vuol dire che i soldi vostri non li mettete su RoyalQ, ma li lasciate su Binance. Quali sono i rischi? Uno, che chiude Binance. Però se chiude Binance non ne può niente RoyalQ. Due, chiaramente le cripto, ovvero se le cripto domani falliscono, vanno tutte a zero e addio, va bene, avete perso soldi. Ma non perdete soldi perché la piattaforma scamma. Non può scammare, ripeto, perché i soldi non li mettete sul bot. Se il bot dovesse fallire, semplicemente smette di fare trading. Quindi vi trovate le vostre cripto che si fermano. Se volete chiudere la cosa, aprite Binance e vendete a mano le cripto, fine della storia. RoyalQ è appunto un sistema sicuro che ci permette più o meno di avere una rendita del 2.5% al mese, a volte del 3, a volte del 2, dipende un po' come fa il mercato. È chiaro che TradingSlam vi dava il 2.2 al giorno, ma TradingSlam ha chiuso dopo 3 settimane, RoyalQ invece vi tiene i vostri soldi al sicuro su Binance. Quindi è tutto da valutare. Se qualcuno di voi è interessato a RoyalQ, io ho fatto una playlist, ci sono dei video davvero vecchi perché lo uso da più di un anno, ve li lascio qua sotto in descrizione, quindi dateci un occhio e prendete in considerazione questo se cercate qualcosa di più sicuro. Se invece volete provare di nuovo piattaforme gambling così di scommessa, ne usciranno altre, si potranno provare altre, però sappiate che possono chiudere in 3 settimane come possono chiudere dopo mesi. Questa cosa va sempre messa in conto. Con TradingSlam è andata male e con la prossima vedremo. Io ti ringrazio di essere arrivato fin qua. Se il video ti è piaciuto, ti chiedo ancora di lasciare un like, soprattutto perché aiuterai l'algoritmo di YouTube a far diffondere questo video. E se non l'avessi già fatto, ti chiedo anche di iscriverti al canale e premere sulla campanella, così verrai notificato non appena pubblicherò un nuovo contenuto. Grazie mille e noi ci vediamo al prossimo video.